Alla Vigna dei Mileani questa sera si parla di bellezza. Benedetto, ma come ti è venuta questa idea? Si parla di bellezza, ma si parla di tante bellezze, bellezze integrazioni di bellezze. Noi abbiamo la bellezza classica, quella del Grand Tour, quella che videro gli antichi, panorami incontaminati, scenari straordinari. Oggi la bellezza contemporanea si arricchisce di nuovi temi, i temi della moda, i temi dell'accoglienza, i temi dell'eleganza, un'eleganza contemporanea. Tutto questo può fare solo bene, bene all'immagine classica che noi abbiamo dato fino ad oggi. È un momento di crescita, un momento straordinario. La bellezza cresce, la bellezza cambia, la bellezza si evolve. Ci sono tante bellezze che si devono coniugare. Questa è una serata che vorrebbe tentare questo approccio nuovo, moderno, contemporaneo con il mondo della bellezza. Sette relatori si susseguiranno praticamente e parleranno di bellezza. Sì. Saliranno su questa scala che è qui alle nostre spalle. Sì. Ma perché la scala? Beh, questa scala ha una storia particolare. Questa è una scala che ha visto passi importanti. La famiglia Falck è salita su questa scala, era nelle acciaierie di Dongo, quindi il profondo nord. Sul caposcala invece abbiamo una storia di acciaierie del profondo sud. La scala è di per sé un momento di attraversamento, un momento di superamento, un momento che si protende verso qualche cosa. Questa scala si protende verso un'integrazione, integrazione di concetti di bellezza, di novità, di affetti, di panorami, di scenari, di eleganze. E non mi fate vedere altro perché altrimenti poi comincio a parlare della serata e dei temi della serata e dei relatori. La scala è simbolo di integrazione. L'idea non è mia, l'idea è venuta a questa straordinaria ragazza che ho avuto il piacere di conoscere, che è Mariangela, che letta questa storia ha immaginato: questo è il luogo delle conversazioni, qui è il luogo dove parlare. E alla Vigna dei Mille Anni di che cosa parlare? Parlare di bellezza, la cultura del vino, la bellezza. Cosa c'è di più nella vita? Pensa poco. Mariangela, allora hai ideato tu questa serata? Sì, ho ideato io a seguito di questo grande incontro con un'isola per me stata piena di scoperte, di emozioni e ho avuto la possibilità di poterne trarre un'essenza sconosciuta e più attraverso questo luogo magico che è la tenuta Migliaccio, la Villa dei Mille Anni. Io mi occupo di consulenze creative legate al mondo della moda, della bellezza e questo luogo per me raccontava tante storie intrise di uno straordinario significato. Abbiamo stasera pensato di partire dalla Scala per un ricordo, quindi legato alle tradizioni, e renderlo contemporaneo, quindi includendo il mondo dell'accoglienza data dal vino. Dal quello del cibo, dato da un percorso della memoria, quindi i sensi ed i tempi che dettano una serata come questa. E poi riempirla di che cosa? Di persone che vengono da mondi diversi, dal mondo dell'architettura, dal mondo della poesia, dalla filosofia, proprio perché mi sono chiesta, oggi una società etica non può essere soltanto legata ad un'unica strada. Deve essere inclusiva e stasera io credo che ci sia molta inclusione. In quello che voi vedrete c'è tutto quello che parla di storie, racconti della nostra memoria, di un mondo anche orientale, quindi il Mediterraneo e l'Oriente che si incontrano. Una serendipità, quindi da un incontro occasionale come è stato quello fra me e l'avvocato Migliaccio, è nata un'occasione per poter dare un risvolto diverso a questo luogo, ma poi credo un risvolto diverso per tutti quanti noi, mi auguro, alla fine di questa serata. Si parte dalla scala, questa invece è la seconda tappa. Cosa vediamo qui alle nostre spalle? Qui c'è la sintesi, in effetti è un fil rouge che a noi ci ha portato perché alla fine sulla scala c'era un telo di canapa naturale che ha avvolto la statua che lì su in cima. C'è un comunicato, una serie di comunicati che vengono dal mondo di cosa è oggi la moda e sostenibilità e cibo e salvaguardia di alcune tradizioni legate al territorio. Poi abbiamo proprio dal punto di vista materiale, espressivo, quello che è il frutto della mia ricerca. La ricerca che si fa nei negozi vintage, nei mercatini, quindi non solo delle grandi griff, perché oggi stile vuol dire essere piuttosto fedeli al proprio sé e non al proprio ego.
Quindi stasera noi vogliamo dire che quando si parla di lusso si parla di contenuti. E in questo tavolo c'è anche una cosa a cui io terrei molto. Purtroppo non c'è stata una bella comunicazione sulla nostra terra e si è parlata di una Capri violenta e di una Roma cafona nell'estate. Mi sembra a volte che è più facile denigrare invece che avallare delle belle iniziative. Come sono queste? Perché noi stasera abbiamo veramente dato un messaggio forte. Abbiamo unito il sacro e il profano, l'Oriente con l'Occidente, l'oro con il corallo di Torre del Greco. Non voglio svelarvi molto, però vi dico che siamo stati capaci anche grazie a... ci hanno definiti temerari e coraggiosi a me l'avvocato Benedetto. Forse è vero, qua abbiamo due simboli di due realtà diverse e che chi è capace di leggerne l'essenza capisce che senza tante parole le cose vanno raccontate, come in questa installazione, due testi, Ischia e Storie e Leggende. E qui cosa c'è? Ci sono dei chiodi, ci sono dei fiocchi, un rosa, questo rosa che si ripete per tutte le donne che lottano contro il tumore al seno. Io sono molto impegnata in questo perché faccio parte della LILT e credo che questo fil rouge, che è passione, il fil rouge dell'Oriente, che dicono che si collegano le persone nella vita, deve diventare anche rosa. Secondo me Ischia, che ha vissuto questo grande terremoto, quindi la serendipità, deve cogliere questa occasione, quindi non mettendo da parte ed esorcizzando quello che è accaduto, anzi magari un intervento in rosa o magari anche dal punto di vista per la ragion di luce strutturale può lanciare anche un messaggio di salute, anche perché dicono che dite, ed è vero, è la città dell'amore. E queste sono anche tue installazioni, questo terzo momento della serata. Un terzo momento che raccontano le scale, le varie interpretazioni della scala, quindi una scala che protende verso l'infinito, ma una scala fatta di lavoro. E di lavoro e poi soprattutto come facciamo noi a voler cogliere o pensare di voler cogliere l'idea della bellezza. È un po' come dire... nel vaso di Pandora, se cerchiamo di metterci tutti i significati, ne svanirebbe la magia. Qui c'è sudore, c'è terra, c'è tradizione, però c'è anche innovazione. Quindi tutto quello che noi possiamo dire nel mondo delle Barbie, in fondo tutto questo mondo della dolcezza può essere associato al mondo invece dell'erudità di questi grandi uomini che sono stati al mio fianco, gli uomini dell'avvocato, a sostenermi in prima persona. E quindi c'è stato anche un momento di scambi proprio di informazioni. Questi uomini che credevano di non poter mai avere a che fare con l'arte, con la sensibilità, con gli accostamenti dei colori. È stato veramente anche per me un momento di grande emozione, quindi queste installazioni veramente dico che sono un esperimento riuscito, perché non è soltanto un qualcosa di artistico, ma ci sono degli uomini che hanno dato tanto, ma anche loro hanno preso tanto. Quarto momento della serata, il cibo. Quattro, perché società 4.0, e quindi noi ci siamo detti questo deve essere un percorso sensoriale, quindi noi siamo campani, come far a meno del nostro cibo? Ci siamo ispirati sicuramente alla valorizzazione della dieta mediterranea e assieme a questi abbiamo poi fatto delle fusioni e delle contaminazioni che vanno dal Cilento ad Ischia, un accento ovviamente partenopeo, per poi racchiudere tutto con il mondo fusion dato dai sapori, però non vi svelo tutto, ma soprattutto da un'accoglienza straordinaria. I relatori parleranno di bellezza, sì. Avete suggerito voi qualcosa? Noi abbiamo detto qual era il nostro spirito, perché stasera si parlava di bellezza e a cosa poteva servire parlare di bellezza. Ognuno di loro ci siamo resi conto che ha tirato fuori un aspetto magari sconosciuto, quello più intimo, quindi quella bellezza che non viene fuori normalmente. E stasera credo che in maniera molto sussurrata, però profonda, scopriremo degli aspetti di loro che raramente riescono a trapelarle in situazioni ufficiali. Esiste un concetto universale oggettivo della bellezza? Io credo che la vera bellezza
Se così si può dire, risiede in ognuno di noi, perché per me equivale alla libertà, la bellezza. E la libertà io credo che tutti, anche chi ha subito delle cose, che ne è stato privato della libertà, sa quanto si può invece arrivare a toccare la bellezza, però è una questione di libertà. È un gran piacere dare inizio a questa serata, sperando che il prosieguo sia altrettanto piacevole. 7 minuti abbiamo detto, è un tema, ma il tema fondamentale è quello della integrazione. Questa sera siamo sotto una scala, modello di integrazione tra Sud e Nord. È una scala che nasce nelle fonderie di Dongo, è una scala che ha visto salire piedi importanti dell'economia e della storia italiana, è una scala che adesso è a Ischia. E a Ischia ha un caposcala che invece nasce qui, nella fertile fantasia napoletana, nasce nelle fonderie di Mango. Quindi Nord e Sud che si integrano. E anche noi abbiamo un'aspirazione questa sera di integrare una cultura classica, una cultura dei paesaggi, una cultura di una lettura del territorio che potrebbe essere quella che ebbero gli ospiti del Grand Tour, ancora incontaminato in questi paesaggi dell'isola di Ischia e del suo versante meridionale, con la contemporaneità. Quindi incontrare le nuove letture. I nuovi temi, i temi della moda, i temi dell'integrazione, i temi dell'accoglienza, integrandoli con quelle che sono le nostre conoscenze classiche tradizionali, la cultura classica che si integra con i concetti moderni, l'integrazione tra nord e sud, l'integrazione tra oriente e occidente, l'integrazione tra il corallo e il fil rouge che dovrebbe unire tutti quanti noi in questa serata. Non voglio andare oltre questo momento. L'idea di questa scala, l'idea di questa serata e soprattutto l'allestimento e tutte le integrazioni dei vari temi che leggerete nei vari allestimenti che sono stati fatti, non sono di Benedetto Migliaccio, sono di Mariangela. Mariangela è una ragazza straordinaria, sono felicissimo di averla incontrata. Abbiamo avuto la fortuna di poter organizzare questa serata, poterla vivere insieme a voi. Adesso Mariangela e su, e le vorrei far raccontare questa storia. Intervieni adesso Mariangela? Interviene Alessandra. E allora cominciamo da uno dei 7 personaggi che io questa sera vorrei chiamare. Chi ha incontrato la bellezza? Ognuno dei 7, secondo me, ha incontrato la bellezza in campi differenti, perché poi la bellezza non è una sola, non è soltanto la bellezza dei panorami, non è la bellezza dei paesaggi, non è la bellezza dei quadri, la bellezza si esprime in tante forme. Alessandra è una persona che io ritengo fortunata e io ritengo di essere fortunato nell'essere suo amico e di averla qui ospite sempre con noi. Alessandra incarna una storia meravigliosa, una storia tradizionale di bellezza, una storia di giardini, ma soprattutto giardini che non nascono. Non nascono dal nulla, ma nascono come nelle antiche leggende, nelle più classiche delle storie, nascono da una storia di amore infinita, quella tra 2 personaggi straordinari che furono Lady Susanna e Sir William Walton. Quindi Alessandra e basta, Alessandra Vinciguerra. Buonasera. Dunque, la nostra storia inizia nel 1947, quando William Walton, che era un compositore inglese, allora considerato il più importante compositore in Inghilterra, compositore di musica classica, si recò per un viaggio a Buenos Aires, in Argentina, per presentare la propria musica. Quando arrivò, gli organizzarono una conferenza stampa e lì, fra la folla, un po' lontano, vide una ragazza con dei meravigliosi occhi verdi. E fu un colpo di fulmine, come mai ne ho sentito parlare. Istantaneamente lui ebbe una visione e vide questa donna nel suo futuro. Per cui, terminata la conferenza stampa, si camminò fra la folla, andò vicino a lei, chiese a qualcuno: ma come si chiama questa ragazza? E le disse: lei sarà molto sorpresa di sapere che io ho intenzione di sposarla.
Lei era Susanna Hill, ed era una ragazza di buonissima famiglia che si trovava lì proprio per caso. Lei aveva detto ai suoi genitori che aveva intenzione di lavorare, cosa che era estremamente disdicevole per una ragazza in Argentina a quell'epoca. Per cui i genitori, il padre, pensando di metterla in un posto dove gli amici non si accorgessero di questo scandalo, l'aveva piazzata in presso l'ambasciata inglese. Lei quindi si trovava lì, vede questo tizio che le viene incontro. William aveva 45 anni, Susanna ne aveva 22, e gli disse: non sia ridicolo, per cortesia. Ma lui iniziò una corte serrata per 15 giorni, ogni giorno andava lì e le ripeteva questa domanda: quando mi sposerai? Alla fine, al 15° giorno, lei cedette. L'aveva affascinata per la sua intelligenza, la sua cultura, il suo essere profondamente diverso dagli uomini che frequentava, insomma un uomo di grandissima cultura, con questa passione per la musica, questa creatività. La famiglia di lei naturalmente fu scandalizzata: non puoi sposare un uomo più vecchio di te, poi uno fa il musicista, ma che cos'è? Il musicista è nulla. Però la coppia, insomma, insistette e 2 mesi dopo si sposarono. Quando stavano tornando verso l'Inghilterra sulla nave, perché all'epoca si viaggiava in nave, lui le disse: ah, io comunque vorrei passare parte dell'anno nella baia di Napoli. Mi piacerebbe moltissimo. Lui era stato nella baia di Napoli a 20 anni, e William proveniva da una famiglia umile, molto povera, ed era riuscito però ad affermarsi anche grazie all'aiuto di una famiglia di mecenati, i Sitwell, che fra le altre cose l'avevano fatto viaggiare e lo portarono in costiera negli anni 20. E lui si era innamorato soprattutto della luce di Napoli, parlava sempre di questa luce che per lui, uomo del nord dell'Inghilterra, nord di Manchester, era qualcosa di incredibile, non l'aveva mai vista. Così disse a Susanna: io vorrei vivere nella baia di Napoli. E lei, ventenne, disse: ah sì, bello, Napoli, l'Italia, mandolini, la musica, le solite cose, senza pensare che l'Italia era appena uscita da una guerra devastante, la baia di Napoli era ancora minata, non c'era da mangiare per gli italiani, figuriamoci per gli stranieri, insomma le condizioni di vita erano difficili. Comunque loro erano molto avventurosi, per cui andarono in un'agenzia di viaggi e riuscirono a trovare una casa in affitto. Dove? Ad Ischia. E vi giuro, loro consultarono una carta geografica per capire cos'era questa Ischia. Disse: vabbè, di fronte a Napoli, andiamo. Non avevano la più pallida idea. E così viaggiarono in macchina con una grande Bentley che fu fatta traghettare da Pozzuoli su un barcone che portava qualcosa da mangiare, perché a Ischia non c'erano niente, ed arrivarono. La casa affittata era il convento di San Francesco a Forio, che aveva il tetto rotto, il pianoforte, che era l'unica cosa che loro avevano chiesto, era scordato, e insomma era una condizione di vita poverissima. E vivere a Ischia in quel periodo era veramente difficile, c'era molto poco da mangiare, non c'era l'acqua, non c'era la luce, non c'era niente. Però si innamorarono del posto. Ischia era bellissima. Io ho visto le fotografie, è veramente impressionante cosa fosse l'isola in quel periodo. Per cui il paio di mesi divennero 3, poi 4, poi 6, l'anno dopo decisero di tornare, e poi l'anno dopo ancora e ancora, trovarono un'altra casa in affitto e alla fine decisero di acquistare un terreno. Vendettero la loro bellissima casa di Londra e si trasferirono definitivamente a Ischia. Il terreno che comprarono era arido, era privo di tutto, c'era un vecchio rudere che venne restaurato per viverci nel tempo necessario per cui potessero costruire una casa, però il terreno era acido, cioè la valle aveva del terreno fertile, acido, e Lady Walton voleva fare un giardino, e poi era protetto a nord dal massiccio di Zaro, e questa era l'unica cosa che loro volevano. Lei voleva fare un giardino e lui voleva un posto nel quale potersi ritirare per comporre la sua musica. Furono così fortunati da riuscire a coinvolgere l'architetto paesaggista Russell Page, che all'epoca era il più importante del mondo veramente, che disegnò tutto il giardino, la parte quella che oggi è il giardino basso, per creare loro l'ambiente necessario. Loro volevano un giardino che potesse ispirare il musicista, che potesse un po' farlo astrarre dai problemi così del mondo. Infatti il giardino nella parte inferiore è un giardino che guarda dentro se stesso, un giardino che non si affaccia verso il mare, non si affaccia nell'isola, è tutto molto meditativo, molto intimo. E così iniziarono la loro vita insieme alla Mortella. La Mortella, il luogo dei mirti, c'era solo il mirto che cresceva lì all'epoca. 35 anni insieme, lui compose le sue musiche più belle e lei creò questo straordinario giardino tropicale, la culla nella quale coccolare il marito, il compositore.
Quando, passati gli anni, la coppia non ebbe figli, quando cominciarono a parlare del futuro della Mortella, lui le disse che il suo più grande desiderio era che la Mortella continuasse nel tempo e che diventasse un luogo nel quale i giovani musicisti fossero aiutati ad intraprendere la propria carriera, così come lui molti anni prima era stato aiutato quando, poverissimo, aveva preso borse di studio, aveva incontrato dei mecenati, insomma era veramente dove aveva potuto contare sull'aiuto di persone disinteressate e generose. E così Susanna, quando William morì nel 1983, decise anzitutto di aprire il giardino al pubblico, per farlo vedere, per far vedere cos'era stato il loro nido d'amore, ma anche perché sapeva che aveva bisogno di soldi. Lui era un compositore, non erano persone facoltose, quindi aveva bisogno di fondi per dare le ali a questo sogno. Così aprì il giardino al pubblico, lavorò tanto per renderlo anche accessibile, e iniziò, creò una fondazione, iniziò quindi a creare rapporti di amicizia con le scuole di musica di tutta Italia perché mandassero qui da noi i loro migliori studenti, perché venissero presentati al pubblico, fossero incoraggiati, gli fossero organizzati corsi, masterclass, concerti e cominciassero a lanciarsi nel mondo della musica. Per tutti gli anni successivi, Susanna è sopravvissuta 30 anni, il marito, lei ha sempre continuato a lavorare a questa sua missione, ha continuato ad aggiungere elementi al giardino, ad ampliarlo, ha creato tutto il giardino della parte superiore perché lì aveva messo le ceneri del marito. E dove il giardino inferiore del loro momento, del loro amore, era un giardino molto chiuso, dove poi avevano ricevuto amici, artisti, pittori, scultori, poeti, musicisti, e c'era stato un grande cenacolo letterario che ruotava intorno alla Mortella, ma era loro, era intimo. Nel momento in cui lei apre il giardino al pubblico, si apre al mondo e comincia a sviluppare il giardino superiore, quello che sta sulla collina, che guarda verso Forio, che c'ha il mare, che c'ha il sole, che è luminoso, è mediterraneo. Quindi noi abbiamo due giardini in realtà, il giardino della prima parte della loro vita, che è il giardino tropicale, rigoglioso, esuberante, ormai maturo, e il giardino invece della seconda parte della vita di Susanna, che è il giardino mediterraneo, quello proprio in cui il sole la fa da protagonista. E lì nel giardino mediterraneo ci sono le ceneri del maestro e le ceneri adesso di Lady Walton, tutte e due che guardano verso il mare, verso questa spettacolare creazione. Lady Walton è morta nel 2010, sono ormai 8 anni, ha lasciato tutta la proprietà alla fondazione, a noi, e noi oggi abbiamo il compito di continuare con questa missione, di continuare a dare le ali a questo sogno meraviglioso, il loro amore e la bellezza del giardino. Grazie. Sapevo che sarebbe stata una grande emozione ascoltare questi racconti. È un momento straordinario di passione, e c'è chi questa passione l'ha fatta propria, è partito dall'Italia, ha fatto passaggi, ha incontrato una bellezza straordinaria, due bellezze straordinarie, la bellezza della vita e una bellezza talmente prorompente, straordinaria, fortissima, da rompere tutte le convenzioni dell'Italia bacchettone, dell'Italia antica. La più bella sorpresa di questa sera, Oscar. Oscar, vieni sulla scala, un minuto, anche un minuto, un saluto a tutti quanti. Intanto grazie di tutto. Sulla scala. Sulla scala. Io devo andare per una metà perché essendo piccolino, così mi vedete. Meglio, vabbè, la scala, ecco, la famosa scala che è benedetto. Grazie, grazie. Allora, intanto vi racconto la piccola storia della mia vita, perché penso che sia unica, almeno io credo. Io ho sempre creduto in quello che facevo e sono partito. Ho cambiato tantissimi lavori, dai più umili, dal panettiere, a fare l'elettricista, al casellante, al bustino, ne ho fatti veramente tanti. Forse sono uno dei pochi che non ci crede nella disoccupazione nel giorno di oggi, perché se uno ha voglia di lavorare con internet, lavora dove vuole, anche in mezzo al mare, qua a Ischia. Ed è quello che ho fatto anch'io. Ho iniziato nel mio mondo, io lavoro nel mondo dell'entertainment,
quando ho fatto una pubblicità col signor Dustin Hoffman, mi ha detto, senza parlare inglese, senza avere soldi, senza niente, io lavoravo in questo ambiente, mi ha detto: te dovresti prendere e venire negli Stati Uniti perché hai qualcosa in più che gli altri non hanno. E io col mio, il mio primo volo in coaching, in economica, sono partito, sono andato in America, mi sono trovato di fronte a un gruppo di avvocati che sono avvocati delle più grandi firm di Los Angeles, a parlare di business, senza parlare inglese. Chi conosce Mastroianni diceva sempre al suo manager, forse molti non lo sanno: non ti preoccupare quando sei in America, anche se non capiscono l'inglese, però quando parli di soldi tutti ti capiscono. E questa è comunque bene, io non mi vergogno a dirlo, non sono né laureato né anche diplomato, molti non lo sanno. Nel 2005 mi hanno dedicato la prima pagina su Sole 24 Ore e adesso, diciamo, sono, lavoro con i maggiori star di Hollywood, di tutto il mondo. Ero qua, non so se avete avuto modo di vedere questo evento che abbiamo organizzato con Andrea Bocelli in prima serata la scorsa settimana, con il signor Morgan Freeman, la quale ha espresso il desiderio di venire qua a Ischia a passare qualche giorno. Cosa ho trovato negli Stati Uniti? A prescindere la bellezza di tante cose, però una cosa che secondo me noi abbiamo, e cosa che io ho trovato un muro su questo, sono i valori. L'America, le persone americane sono tutte molto false, non c'è relazione, non c'è amicizia, io sto parlando nel mio settore, in California. È tutto molto fake, tutto molto falso. Tu mi dai, io ti do. Sto vedendo anche in questa realtà, sto anche notando che ormai ognuno di noi non comunica più, non abbraccia più, non chiama più. Un messaggio, un WhatsApp, e tu comunica con l'altra persona. Io e la mia dolce metà, che è la Denny Mendez, che è mia moglie, bellissima donna, che qua in Italia ha fatto comunque, diciamo nel 96 questo cosa è successo, questa diciamo divisione, no? Perché poi per le integrazioni non ci scordiamo che almeno io vivo in America. E siamo già nel 2020, io non voglio entrare nel discorso politico, non politico, però noi abbiamo avuto un presidente americano che è di colore. E la maggior parte delle persone, soprattutto in America, è una comunità enorme, anche nel mondo di vista finanziario. Dunque non ci devono più essere questi tabù, queste diversità, soprattutto per uno che è internazionale, perché io negli Stati Uniti quando vado ci sono i cinesi, ci sono i messicani, di tutte le diciamo etnie. Poi se tutte le donne di colore fossero come mia moglie, per carità. Comunque, perché questa piccola parentesi, io tra l'altro non mi piace tanto molto parlare, io ho creduto in un sogno e l'ho realizzato, e ogni volta che vengo in Italia cerco anche di dare delle di comunicare anche ai ragazzi, ai giovani, di dire: guarda, tu ce l'hai fatta o non ce l'hai fatta. No, bisogna sempre crederci in qualsiasi cosa. In qualsiasi cosa uno ci deve credere e ci deve riuscire. E io, anche se ho sempre giocato le mie probabilità, anche se ne ho una su un milione, l'ho sempre giocata e molte volte le ho vinta. Comunque, grazie ancora Benedetto, grazie a tutti, scusate, e poi spero che mi,
almeno a me Ischia piace molto perché? Perché sono venuto, a parte che comunque voi, diciamo campani, napoletani, ischitani, ci sono questi valori. Perché per una persona che vive all'estero e viene in Italia, vede anche i pregi e vede anche i difetti. E allora, parlando con qualcuno, no, si confronta e dice, sì, sì, mia mamma sarda, mio papà pugliese, nato a Torino, immigrato a Milano, mi ricordo avevo il mio primo ufficio in un seminterrato di una tipografia con il tavolo che si muoveva ancora. È un po' come gli antenati quando sono partiti, sono andati in America a trovare fortuna, no? Perché beh, poi fondamentalmente è quello. E comunque c'è da dire una cosa, che questo noi italiani siamo bravi a pensarlo e gli americani sono più bravi nel realizzarlo. Dunque l'unione di queste sinergie e di questo fa dei grandi successi. Io quando parlo di successi, successi in tutto il mondo, però veramente iniziate a quello che posso dire da parte mia, a vedere le persone in un altro punto di vista. E non stiamo sempre a fare, da noi si dice un'erba un fascio, i cinesi, noi abbiamo un'idea nella nostra indole dove dicono il made in China è un made è cheap, non è così. E lì c'è gente che lavora tanto, la Cina è il più grande paese al mondo, che è il più ricco al mondo, adesso ha dato 60 miliardi di dollari all'Africa e non è... ha cambiato il sistema, non è più, prima noi avevamo il made in Italy, ok? Sì, fammi finire, cioè, quanti minuti c'ho ancora, Migliaccio? Poche, allora lascio la parola, scusate, però quello che vi voglio dire, quando tornate a casa, continuate a abbracciare la propria moglie e sentire la bellezza interiore, il battito che c'è sempre stato, come io lo faccio con mia moglie ogni sera. Grazie Oscar, testimonianza importante, grazie. C'è chi nella vita la bellezza la cerca, non sempre riesce a trovarla, eppure sotto i nostri occhi. C'è stata, e sono contento che sia qui stasera con noi, è stata una persona particolare, che invece è riuscita a leggere quella bellezza che sotto gli occhi di tutti quanti nessuno riusciva a vedere. Sta qui con noi, ha visto un Leonardo da Vinci dove nessuno è riuscito a vederlo. Nicola Barbatelli, grazie. Grazie. Beh, Benedetto è sempre generoso nei suoi complimenti. Io sono sempre un po' in imbarazzo quando spesso mi capita di essere presentato da un amico così caro e affettuoso come lui. Beh, la mia probabilmente è più fortuna, se devo dirla in altri termini. Appunto. È una fortuna, è una, come dire, una questione di curiosità, ecco, io l'ho sempre chiamata così. È accaduto che sul finire del 2009 io studiassi una collezione d'arte nel Salernitano e al termine, diciamo, di una mia prima seduta, di un mio primo sopralluogo in questa casa, mi fu proposta la visione di un dipinto, di un ritratto. Curioso, ma dico, che cosa sarà mai questa cosa? Il proprietario me lo presentò come un ritratto di Galileo Galilei. Niente a che fare con Galileo, perché quel ritratto aveva, diciamo, mostrava le caratteristiche fisiche di Leonardo. Anzi, era probabilmente per me, e me ne sono sbagliato, grazie a Dio, una replica o probabilmente una derivazione da un famoso
falso autoritratto che sta di base nella collezione degli Uffizi. Questa vicenda mi incuriosì. Io sulle prime decisi di non dedicare neanche tanta attenzione a questo quadro. Era un quadro su una tavola di pioppo, però ecco, si percepiva nella una prima visione generale di quest'opera qualcosa che probabilmente un altro ritratto non avrebbe trasmesso. Questa cosa è l'anima. Ma al netto delle mie sensazioni, decidemmo di portare questo dipinto, affidare questo dipinto alle cure delle 6 università campane che potessero in qualche maniera occuparsi dello studio dei pigmenti, del supporto ligneo, e allora di lì il carbonio 14, la componente metallica dei vari pigmenti, insomma, è tutto quello che era possibile fare e che si può fare oggi su un'opera d'arte di questa specie. Le indicazioni sono state straordinarie ed arrivavano così, un po' per volta. Il primo elemento utile è stato quello della radiodatazione al carbonio 14, che poneva il supporto a cavallo tra il 1400 e il 1500. I pigmenti erano coevi, voglio dire, erano quelli che si usavano nel tempo di Leonardo. Ma questo probabilmente non bastava. Non bastava perché, come diceva Einstein, è molto più facile spezzare un atomo che il pregiudizio. Perché? Perché, insomma, io devo dirla tutta, ormai siamo tra amici, insomma, non ci si nasconde più, io non ci ho mai creduto, io per primo non ci ho mai creduto, perché ero sempre pronto a immaginare che prima o poi arrivasse qualcosa che interrompesse questo sogno. Questa ricerca di un quadro che Leonardo realizza, per quelle che sono le carte, per quello che noi conosciamo nella letteratura di Leonardo, nel 1506, quando lui arriva a Milano per la seconda volta, in una bottega, e Charles d'Amboise, il governatore di Milano, gli chiede un autoritratto. Per cui noi sappiamo che questo quadro è stato realizzato, ma dove si trovasse non si sa. Sparisce, e si eclissa per diversi secoli, lo troviamo menzionato, per così dire, se così possiamo dire, perché vere e proprie menzioni non esistono, ma esistono delle derivazioni nel 600, e poi a Napoli, in una collezione importante, nella collezione Ruffo di Baranello, dove è menzionato come autoritratto Leonardo con cappello, con berretto nero in testa. Questo ovviamente non basta per poter dire che quel dipinto potesse essere riconosciuto come l'autografo realizzato appunto dal maestro, e per il quale poi la critica si è tanto affaticata nella sua ricerca. E quindi abbiamo, sottoposto questo dipinto ad un'altra serie di indagini di laboratorio per cercare di capire quale fosse poi la tecnica utilizzata da Leonardo, quali erano per esempio le terre, quali erano poi i componenti di queste terre, diciamo, che venivano utilizzate per i vari pigmenti. E anche quelli sono, compatibili con quello che si sa utilizzava Leonardo. E poi alla fine un'indagine che in un certo senso ha interrotto ogni dubbio. È stata quella che mi fu proposta dai carabinieri del nucleo di dattiloscopia preventiva dell'arma, appunto, dei carabinieri del raggruppamento RACIS RIS di Roma. Beh, il generale mi chiamò un giorno e mi dice: ma noi abbiamo un'impronta digitale brevettata di Leonardo, ma guardi che ne è una. Scappano via pure le foglie qui. Per cui è impossibile che noi possiamo trovare un'impronta di questo tipo, perché l'abbiamo ricostruita attraverso le imbregiature dei grani di ebano del collare della dama con l'ermellino, la celebre dama con l'ermellino di Cracovia. Io ricordo quella notte di tensione in cui i carabinieri per circa 8 ore lavorarono al buio per recuperare, attraverso questa mappatura di tutta quanta la pellicola pittorica, queste impronte che dovevano essere impresse nel pigmento. Io li guardavo incuriositi e non capivo onestamente dove volessero arrivare. Ci salutammo con grande simpatia e dopo 20 giorni mi fu comunicato che 3 impronte che erano state ritrovate sul film pittorico di questo dipinto avevano
19 punti di contatto su 20 con l'impronta di Leonardo, ritrovata appunto sulla dama con l'ermellino. Questa è una storia curiosa, è una storia bellissima, è una storia che un po' ci fa capire quanto ancora c'è da scoprire nel nostro patrimonio culturale. Certo, la mia non è stata abilità, io sono soltanto stato, come dire, coinvolto, sono stato coinvolto in una vicenda straordinaria, l'ho acquisita, l'ho fatta mia, chiaramente da storico dell'arte ho sentito, ho avvertito il peso di questa grande responsabilità che in un certo senso Leonardo mi ha consegnato, fino poi ad arrivare, che ne so, qualcuno avrà sentito della celebre tavola con Salvator Mundi che io ho presentato per primo al Museo Diocesano di Napoli e che l'anno scorso ha infranto tutti i record di vendita del Christie's per 450 milioni. E anche quello era un dipinto ormai, come dire, giudicato di bottega, un dipinto che io per primo, ecco, so, giudicavo di Leonardo con l'aiuto di altri collaboratori, ma che oggi è stato universalmente riconosciuto come capolavoro suo. Con questo che cosa si può dire? Che la bellezza non finisce mai di coinvolgerci, non smette mai di alienarci e soprattutto, quello che credo io, bisognerebbe vivere e approcciarsi al sistema d'arte, perché io lo chiamo ancora sistema, perché credo che sia tale, indipendentemente da quello che poi si voglia dire, quello che poi si voglia consigliare, oltretutto i 7 minuti saranno anche finiti, ecco, semplicemente ecco, dicendo che basterebbe girarsi un po' intorno ed essere un po' meno, io sento spesso dire, prudenti, io odio questa parola, non mi appartiene, per cui bisogna essere meno prudenti e cercare poi di assumere, al cospetto di un'opera d'arte, a volte anche dimenticata, un atteggiamento di estrema simpatia. Io così ho fatto. Scusatemi tanto. Noi invece ti ringraziamo, Nicola, per questa bellissima testimonianza che ha trovato questa bellezza. Ha trovato questa bellezza che nessuno riesce ancora a capire, nessuno riesce ancora a leggere in tante cose belle della vita. Ma c'è chi invece la bellezza non è che la cerca nelle cose, di tutti i giorni, nelle cose. C'è chi la va a cercare sottoterra, c'è chi la va a cercare sotto il mare, c'è chi tira fuori quella bellezza antica e quel sapere che noi tanto apprezziamo e che vogliamo ascoltare dalla viva voce di Costanza Giavanella. Allora, innanzitutto grazie a Benedetto per questa presentazione meravigliosa, nessuno me l'aveva mai detta così, confesso, ma che in qualche modo dipinge quella che è l'archeologia. L'archeologia è questo, tutto sommato, la ricerca della bellezza. Bellezza che noi appunto cerchiamo sottoterra, cerchiamo sott'acqua. Forse qualcuno di voi sa che da ormai 7-8 anni stiamo scavando nella baia di Carta Romana, dove stiamo trovando fuori delle cose fantastiche, così come cose altrettanto fantastiche abbiamo scavato anche a Ischia, qua vicino, a Punta Chiarito, un villaggio greco con le capanne, con tutto l'istrumentum domestico, una cosa veramente rara che ha fatto molto scalpore in giro per il mondo. E quella che noi troviamo nella terra o sott'acqua è veramente bellezza, e come diceva giustamente Benedetto, è una bellezza antica, ma è una bellezza superba, perché in qualche modo ci riporta indietro nel tempo, ci restituisce la nostra civiltà, ci restituisce le nostre radici, ci restituisce il nostro passato. E Ischia da questo punto di vista è un'isola straordinaria, perché è stato il primo approdo dei Greci che nel secondo quarto dell'VIII secolo a.C., venendo dall'Eubea, erano naturalmente navigatori arditi, sono arrivati fino a Ischia sulla rotta dei metalli che era già stata percorsa dai Micenei, che forse non lo sapete, ma si erano stanziati stabilmente a Vivara, vicinissimo qui ad Ischia, e hanno fondato Pitecusa, non l'isola delle scimmie, ma l'isola dei vasi, Pitos,
i grandi vasi per derrate alimentari per metà interrati, fatti con l'argilla di Ischia, un'altra delle bellezze di questa terra strepitosa che fino agli inizi del Novecento era cavata, era lavorata, era disegnata, era sfruttata. Adesso abbiamo perso anche questo, perché adesso l'argilla arriva in pani da altre parti del mondo e viene semplicemente cotta a Ischia. E di questa Ischia meravigliosa che hanno visto i greci nell'VIII secolo a.C., tanto da insediarvisi e diventare, diciamo, il centro propulsore di quella che sarà poi la Magna Grecia, perché naturalmente si sono trovati di fronte a popolazioni della Campania, del Lazio meridionale, di quella che sarà poi la Magna Grecia, che non erano ancora inserite in un sistema di commerci, di scambi codificati, e quindi Ischia ha giocato proprio questo ruolo propulsore, di grande centro innovatore. Ci ha insegnato appunto a lavorare i metalli che venivano lavorati nel quartiere metallurgico di Mazzola alle spalle del museo di Villarbusto, che spero tutti abbiate visitato se non vi meno, e che speriamo prima o poi un'altra bellezza sconosciuta di aggiungere all'itinerario delle bellezze ischitane. Ci hanno insegnato a disegnare i vasi con la stessa tecnica raffinata che allora era propria della loro patria, della Grecia, ma soprattutto ci hanno trasmesso l'alfabeto, un'altra forma straordinaria di bellezza senza la quale noi non saremmo in grado di comunicare tra di noi, di lanciare ponti tra di noi. E dell'alfabeto è splendida testimonianza la coppa di Nestore, questa coppa con questo brano poetico inciso e la cui redazione avvenuta sicuramente a Ischia è addirittura contemporanea a quella della redazione dei poemi omerici. A me spiace moltissimo per Ischia, ma non solo per Ischia, di come l'uomo sia diventato talmente incurante del suo passato da distruggerlo scientemente. E perché? Per fare case abusive? Per fare i soldi? Perché oggi oramai conta solo quello, conta il soldo, conta il denaro, tutto il resto non conta più. La nostra bellezza, la nostra storia, le nostre radici sono vissute con fastidio e purtroppo sono vissute con fastidio da chi è sopra di noi e ci governa, dalla destra come dalla sinistra. La grande riforma Franceschini è fumo negli occhi. Aveva in realtà, e potrei essere censurata per queste parole che vi sto dicendo, perché ci è stato imposto di non parlare male in pubblico della riforma per non essere oggetto di provvedimenti disciplinari, ma io lo faccio lo stesso. Tanto sono a poco dalla pensione, non mi posso, purtroppo non mi possono fare proprio niente. Tutto questo rincorrere i grandi musei, le grandi mostre, le grandi esposizioni, Pompei, nascondono in realtà solo il fatto che questo tipo, a parte scimmiottare gli americani, perché appunto noi scimmiottiamo sempre gli altri perché non capiamo quello che possediamo, il restauro italiano, la tutela italiana ha fatto scuola nel mondo, l'abbiamo distrutto, appunto, i grandi musei. Perché? Perché i grandi musei fanno soldi, quindi si autogestiscono e quindi lo Stato non deve impegnarci i soldi, semplice. Ma come fa il grande direttore straniero dei grandi musei, che poi scusate ma se sono grandi è perché li abbiamo fatti diventare grandi noi piccoli e umili funzionari dello Stato italiano, che deve fare il grande direttore straniero per fare soldi ed essere sicuro che gli venga rinnovato il museo? Organizzare mostre, no? Il mostrificio così ben raccontato da Tommaso Montanari. E quindi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli noi organizziamo la mostra del calcio Napoli, ma non la leghiamo magari al tema dello sport nell'antichità, di cui ci sono splendidi esempi al museo, basta pensare ai corridori di Ercolano. No, facciamo la nostra saletta con la maglietta di Maradona e i tifosi del Napoli non vanno a vedere il museo, attenzione, è una mistificazione, vanno a vedere la maglietta firmata da Maradona e non imparano niente. E a fronte di tutta questa falsa attenzione nei confronti del museo, la tutela che ci restituisce il nostro passato è stata completamente distrutta, perché questo era l'obiettivo della riforma Franceschini.
Ma noi continuiamo a lavorare, non ci siamo mai arresi, perché questo è un mestiere che si fa, lo sa bene lo storico dell'arte che ha parlato prima di me, soltanto per passione, per amore della bellezza, come diceva Benedetto. E ci sentiamo molto soli, sempre più soli in questo lavoro. Perciò dovunque io vada, dovunque io parli, io dico: partecipate a queste cose, amatele, stateci vicino, aiutateci a restituirvi la bellezza del vostro passato. Grazie. Grazie Costanza, un intervento intensissimo e meraviglioso. Io vorrei adesso raccontarvi una piccolissima storia. La mia famiglia è ischitana. C'è qualcuno che non solo ha portato onore a quest'isola raccogliendo premi di poesia in giro per l'Italia, ma che mi ha dato il grandissimo piacere personale di ritrovare la bellezza dell'appartenenza. La bellezza dell'appartenenza a quest'isola, la bellezza dell'appartenenza alla mia famiglia, la bellezza di riconoscermi nei miei antenati e in una storia di famiglia. Io pregherei il poeta Pasquale Balestiere di salire un attimo sulla scala e recitarci una sua poesia. Signori, un applauso, un poeta ischitano. Grazie, grazie. Anche un po' grande. Saliamo noi due per sicurezza. Io sono qui perché devo leggere una poesia. Foscolo diceva che i miti aiutano a vivere. C'è un mito della bellezza, c'è il mito della poesia. Ci sono anche altri miti. E per me, al di là di questi miti, c'è anche il mito della vite, il mito del vino, il mito dell'uva, il mito di quei corimbi, di quei bocci che appena nati ostendono, mostrano una tenera bellezza, una quasi indicibile tenerezza. Ci sono tanti fiori, tanti alberi belli, ma che volete? Io amo i fiori di pesco, amo, come ho detto, i bocci della vite, perché, forse perché trascurati da tanti, non sono visti bene nella loro sorprendente bellezza. Io vi leggerò una poesia che si intitola Accenno semiditirambico, ed è una poesia che ha qualcosa del ditirambo, di Tyrambos in greco era l'altro nome di Dioniso, di Bacco, ed ha qualcosa invece di personale. È tratta da una mia pubblicazione che si intitola Del padre del vino, e come vedete c'è un doppio registro in questa poesia, c'è una parte seria e una parte giocosa, ditirambica appunto, perciò semiditirambo, per metà ditirambo, per metà poesia seria. Sto messo male qua, la luce non viene. Ecco qua. E viva il vino, biondo bambino, vivo rubino. In sua difesa alla contesa il cuore si schiera, larva guerriera. Guai a chi tocca questo dio d'oro, purpureo nume, soave fiume, che brilli nella bocca o nella coppa, compagno canoro, che passi per la bocca e sia ristoro. Tu, anche d'oltre il cielo, vedi, padre, che ancora in questo luglio ormai consunto ci scudiscia l'acre virtù del sole queste povere vigne dai grappoli dimessi, e ogni sorriso spegne questa rovente estate, s'attende l'acqua,
si implorano le nubi, come sempre. Ave o vino, ti scongiura questo verace figlio della terra, ogni cura, ogni guerra, sospingi via col lazzo fescennino, e se vieni su in tavola a solleticarci l'ugola, la dolcezza della favola sposa l'aspro della rucola. Che biondeggi e rosseggi e spumeggi, inneggi a tutta gioia, e non più dolore o noia, ma colore, ma vigore, ma calore, ma valore. Questi ronchi assolati ci daranno comunque vino, sebbene non piova da marzo e a stento vivano le viti. Dopo il tuo addio, nel cellaio, solo lavoro di vendemmia, la tristezza per un sonoro chioccolio s'attenua. Se fondono i profumi, il mosto cola, s'addensano presenze. E tu sei lì, padre, col tuo sorriso soddisfatto, che conteggi e assaggi e poi concludi, è tutto esatto. A cantarti venga Omero, venga Ovino al cielo altero, venga il divo Anacreonte, venga Bacco giù dal monte, venga Ovidio, venga Orazio, il Magnifico e Chiabrera. Qui m'arresto per lo spazio e perché se no fa sera. Venga ancora Francesco Redi, vengan pure i suoi eredi, e io ultimo m'accodo, umilissimo rapsodo. E viva il vino, biondo bambino, vivo Rubino. Grazie, grazie, grazie. Professore Balestrieri di Buonopane e ha ricostruito la storia del fidanzamento di mia nonna e di mio nonno, una storia meravigliosa che passava attraverso un parroco poeta. C'è ancora chi ricorda i tempi del liceo, gli studi quelli però propri, gli studi che non venivano imposti. E tutti quanti ricordano, secondo me, un passaggio meraviglioso, la biblioteca infinita, la biblioteca di Babele. Signori, è un piacere avere con noi il grande bibliotecario, il grande custode del sapere, il grande amico Mauro Giancastro. Grazie Mauro, alla scala. Innanzitutto buonasera. Io finalmente vorrei parlare della scala a chiocciola, perché la vediamo, è molto molto bella, ci piace come sta. Chissà che non scriva un giorno un elogio della scala a chiocciola. Perché vedete, no, questo tipo di scale si trovano ancora in tutte le biblioteche pubbliche statali, e ce ne sono, scusate, anche alla Biblioteca Nazionale. Sono delle scale molto strette che scendono dal primo piano nelle viscere della biblioteca, all'interno dei magazzini della Biblioteca Nazionale, che sono chiusi al pubblico, e quindi chi ci lavora ha questa fatica, ma anche questo privilegio di poter penetrare proprio nel ventre del sapere, nel ventre della memoria storica, della memoria scritta rappresentata dai 2 milioni di libri della Biblioteca Nazionale. Provate questo scendere su se stessi, scendere in profondità, ricorda anche un certo modo di leggere. Un giornalista, Edward Carr, ha scritto recentemente un libro contro internet, e ha scritto che lui si sentiva nei primi tempi in cui frequentava l'università come il palombaro che scende all'interno delle pagine del libro molto lentamente per poter godere di questa scrittura. Dice però oggi io mi sento come un giovane invece che plana in acqua scooter sulla superficie delle reti. Ecco, questo modo di possedere la scrittura, di penetrare all'interno della scrittura e delle emozioni che dà la scrittura, ma anche della libertà che consente la lettura, si è persa. Si è persa per un nuovo modo di leggere, per un nuovo modo di scrivere.
Vedete, sto leggendo in questi giorni un romanzo tragico che è 1984 di Orwell, che molti di voi avranno letto probabilmente, e si è stato pubblicato alla fine, proprio quando Orwell ha smesso di scrivere, nel 1949. Orwell immagina un futuro tragico di lì a 35 anni, nel quale esiste una neolingua nella quale chi governa gli uomini ha ridotto al massimo il numero delle parole. Riducendo al massimo il numero delle parole, si impedisce all'uomo di avere pensieri articolati, si impedisce di poter costruire dei nessi logici, gli si distrugge anche la memoria. Il protagonista di 1984, questo Winston, non mi ricordo mai il cognome in questo momento, ha perso la sua memoria. Allora, ha perso in questa Londra del futuro, ha perso completamente anche la memoria personale che non riesce a costruire. Questo futuro immaginato da Orwell, nel quale non è più possibile ragionare, nel quale si vive sotto l'incubo di questo grande fratello londinese che tutto vede e tutto sa attraverso grandi schermi interattivi che sono nelle case, che danno informazioni ma che ti controllano e ti impongono anche la ginnastica quotidiana, finisce per distruggere la coscienza. Ebbene, quello che Orwell immaginava che sarebbe accaduto dopo 35 anni è accaduto dopo 70 anni adesso. Adesso noi siamo schiavi di una nuova neolingua, che è la lingua usata dagli smartphone, la lingua usata in rete, che è una lingua sincopata, una lingua ellittica, una lingua alfanumerica, una lingua fatta di segni, di piccoli ideogrammi che tolgono la possibilità di parlare, che tolgono anche la possibilità di comunicare, perché oggi si comunica attraverso le chat, si comunica attraverso i messaggi e non attraverso la parola, e toglie anche la possibilità dell'uso del corsivo. Vedete, le dita sono diventate bravissime, invitate dal pollice a correre sulla tastiera dello smartphone, ma quelli delle nuove generazioni, se ci fate caso, hanno perso la possibilità del corsivo. Questo tragico futuro immaginato da Orwell è tornato, perché si è perso il modo di leggere come si leggeva una volta, si è perso il modo di comunicare come si faceva una volta, perché si va soprattutto all'interesse della velocità, dell'utile della comunicazione. Dice Giuseppe Montesano, uno scrittore che amo moltissimo, in questo suo libro che ha scritto L'autore Selvaggi, che questo tipo di comunicare ha creato non solo un alfabetismo della comunicazione, ma anche un alfabetismo delle emozioni, creando un assoluto appiattimento nelle emozioni, un assoluto appiattimento nella recezione del bello. Allora questa immagine della lettura che scende in profondità alla ricerca del bello, alla ricerca della verità, deve essere in qualche modo ricostruita, deve essere in qualche modo riacquistata. Ma questo analfabetismo delle emozioni che sta tornando ci toglie questa possibilità. Ecco, le statistiche dicono che per fortuna il libro cartaceo, il libro dalla lettura lenta e meditata, sta per fortuna vincendo sugli ebook, sui libri elettronici. Ecco, quindi quello che si deve fare nel recuperare la bellezza è quello di ridiscendere nel profondo della lettura, nel profondo dei sentimenti, riacquistando la possibilità di comunicare e di prendere emozioni. Vedete, giorni fa, l'ultima volta che sono venuto a Ischia, nel momento più bello della traversata, che non finisce mai di emozionarci, anche se a Ischia veniamo spessissimo, è il momento in cui l'aliscafo passa al lato di Capo Miseno. Bene, l'ultima volta c'erano due ragazze straniere che invece di godersi questo momento di emozione della traversata avevano gli occhi fissi ognuna delle due sul loro tablet. E io loro volevo dire, ma che stanno, non so, non ho capito qua di che nazionalità erano e qual era la loro lingua, volevo dire, ma che state a guardare il tablet, guardatevi il paesaggio. Ecco, allora, scrivendo l'elogio di questa scala a chiocciola, che se lo scriverò lo presenterò a Ischia, come ho fatto con altri miei libri, questo vorrei sottolineare: la bellezza di scendere in profondità nella conoscenza, nella lettura, nei sentimenti, per recuperare soprattutto quello che oggi abbiamo perso, perché per tenere dietro all'utile, allo sbrigativo, alla necessità di fare presto,
Tutto quello che oggi si fa è molto più utile, molto più sbrigativo, ma ci ha perso, ci ha tolto il contatto con la bellezza. Ecco, quindi trovandomi su questa bellissima scala, questo libro che in questo momento mi è venuta l'ispirazione, viene da un momento all'altro, proprio quello di recuperare la bellezza, soprattutto della lentezza. Perché, vedete, io sostengo che una delle più belle invenzioni dell'uomo è quella dell'ascensore. Se Benedetto riuscisse a creare una scala mobile o un ascensore da questo posto meraviglioso, diciamo alla strada su a Serrara Fontana, sarebbe una cosa bellissima. Però noi che frequentiamo questo posto meraviglioso, glielo auguriamo e ce lo auguriamo. Però questo modo di salire verso l'alto, di scendere verso il basso, lentissimo, in qualche modo sinuoso, perché praticamente il percorso di una scala a chioccia è in qualche modo un percorso anche sensuale, che deve essere fatto necessariamente lentamente, questo forse ci riavvicina alla lentezza e ci invita una volta a godere i piaceri assoluti della lentezza. Grazie Benedetto per questa serata. Bene. Il grande bibliotecario, ma c'è anche chi della bellezza, della ricerca della bellezza, della sua tutela, ha fatto per motivi familiari e per motivi suoi personali un modo di vivere. Signori, Maurizio De Stefano. Salgo i miei gradini, ma diciamo imbarazzato, per fortuna Mauro Giacastro ci ha riportato un po' sul tema della scala, sul tema che Benedetto ci ha dato. E il mio auspicio è che voi abbiate letto quello che Benedetto ha scritto nella sua lettera di invito, grazie Benedetto, del 3 settembre, perché credo che sia un documento di una sensibilità straordinaria. Io vi dico la verità, credo che sia il documento della bellezza di stasera, cioè io spero che Benedetto ripeta questi eventi, e veramente sono rimasto colpito dalla qualità di queste parole, di queste espressioni. Dall'inizio, da quando lui ci dice venite lasciando a casa, svestitevi dei panni abituali e venite per parlare e riflettere su quella che è la bellezza più autentica di un patrimonio, che lui non lo scrive ma umilmente lui ha pensato e ha realizzato, che è questa grande tenuta, e ci dà un suggerimento, ci spinge verso i paesaggi terrazzati. E allora che cosa ti viene di ragionare ognuno di noi per quella che è la sua formazione, la sua preparazione, il vecchio rapporto fra etica ed estetica, e quello che ti viene quando tu fondi materiale e immateriale, no? L'idea di Benedetto, l'idea di assolutamente quindi immateriale, di riuscire a realizzare qualcosa in cui si crede per le radici, perché c'è, perché c'è dentro, perché c'è la preparazione, ma poi diventa una cosa materiale, quindi diventa un valore che riporta quindi alla capacità di capire che una cosa è bella perché tu hai una tua forte componente etica, morale, che ti porta a valutarla. Ecco, è un po' come il tablet, è come la lettura. Cioè il fatto di avere subito l'idea della bellezza che noi oggi abbiamo costruito attraverso i media, attraverso lo stesso modo di noi stessi di leggere, di vivere, ha tolto il valore di aspettare e di leggere e di comparare un elemento di bellezza a quello che è il suo contenuto etico, e quindi diventa bello solo ciò che appare. E questa è la cosa più superficiale, più stupida, è come vedere soltanto di una donna alcune parti. Io amo molto le donne, amo molto il bello, e quindi, ma non preoccuparsi nemmeno se pensa, se parla, se le piace il vino, le piace la birra, e non va bene. E ho fatto un esempio un po' hard, ma noi che ci occupiamo di patrimonio culturale, e la stessa dolore che si prova quando la gente non si accorge dove cammina, dove si trova, è quello che leggeva il tablet quando passa davanti a Capomiseno. E che vuol dire? Quello che ha portato un papa come Francesco a scrivere Laudato Si,
è un'enciclica che spiega, cerca di sensibilizzare sulla terra, sull'ecologia, sui paesaggi terrazzati. Cioè, basta, insomma, ragazzi, la terra è vostra, ma tenete conto che è un'opera di una bellezza straordinaria. Cioè, è vero che l'ha pensato uno che non c'è, che non sappiamo se c'è, ma è un fatto concreto, ce l'avete, ci dovete vivere, la dovete passare. Però il passaggio di noi che veniamo da queste culture, culture cristiane, quindi siamo stati, molti di noi hanno fatto anche scuole che li hanno portati ad approfondire, gesuiti, barnabiti, salesiani, la profondità del rapporto etica ed estetica. E quindi io ho approfittato di questi 7 minuti soltanto per dire questo, che il bello non è quello che si vede o quello che ti colpisce, o l'orologio, la cosa, eccetera. Il bello è quello che sente, quello che ha portato lui a fare questa cosa. Se lui non l'avesse sentita, se non ci sono le radici, se non c'è quella contaminazione trasversale che avete raccontato tutti dal primo all'ultimo intervento, i Walton hanno contaminato questa terra come Marco ha contaminato gli Stati Uniti, ognuno si sente con sua moglie, le contaminazioni, ormai la contaminazione è tutto, anche il tablet purtroppo è la contaminazione, non è una contraddizione, è un modo diverso di vivere. E come l'archeologia non è più quella, l'archeologia non è più quella, non è Franceschini, ma chi se ne fotte di Franceschini? Cioè non è quello il tema è molto più grave, è che tra poco non ci andranno proprio più, li ricopriranno gli scavi. Cioè il problema è che se noi non curiamo il rapporto etico, questo sport che sembra una parola che non ce ne fotte niente a nessuno, è chiaro che il valore dell'estetica sarà soltanto quello di guardare di questa scala soltanto, o avere un ricordo a quello che ti lega. E non è lo sforzo di una volontà in cui ci si riconosce, perché questo rappresenta qualcosa in cui uno ha creduto, è stato educato, e per forza ognuno di noi è quello che la propria storia, la propria educazione, la propria vita porta. Però io credo che il valore di questo, di quest'idea di Benedetto, a me, sua lettera che le contiene tutte queste cose, questa lettera le contiene tutte, e ripeto, sono rimasto sconvolto quando ho letto altri comunicati che parlavano di industria, di mercato. Poi ci abbiamo il sesto senso, perché mi ha chiamato un minuto dopo che io stavo dicendo non ci vado più, perché non mi ci ritrovo in questa lettera, mi sono completamente ritrovato e mi ci ritrovo tuttora, perché so che Benedetto è quello che ha scritto questa lettera e non altro. E qui c'è un contenuto di discussione, c'è un contenuto forte che ci impegna come uomini, come intellettuali, come persone che operano. Non è possibile sottacere e continuare passivamente a non portare l'argomento. Ilman dice nel quello suo, io non sono un grande amante di Ilman, ma la trilogia è una cosa importante, questo è per cui abbiamo questa politica, non faccio un discorso, ma è l'evoluzione naturale di chi non riflette, per cui i valori, quell'analfabetismo di cui parliamo è endemico, ma non prende più solo i giovani, è un alfabetismo anche di noi vecchi, perché praticamente non riusciamo ad essere al passo, non ci alfabetizziamo con quello che cambia. Noi eticamente dobbiamo andare verso là, ma il problema è che non riusciamo a portare verso questi valori chi è più giovane. E quindi le letture delle bellezze si fermano soltanto a quello che è materiale, e la bellezza ha fondamentalmente una capacità di essere letta se c'è un valore immateriale, se c'è un valore etico, ed è su quello che bisogna lavorare, perché si abbia la capacità di capire questo. E la bellezza ti porta anche a non buttare la carta a terra, ti porta anche ad avere quel senso civico per cui non sputi, per cui non fai delle cose banali, materiali, non butti poi il sacchetto dell'immondizia. E quei 4 personaggi del calcio Napoli che entrano nel museo e che è stato dato in maniera non condivisa nello stadio, nel museo, vanno bene, perché quelli non ci entreranno mai più in un museo. Può darsi che uno su 1000 che entra riesce a provarlo questo senso etico, perché magari la nonna o qualcuno gli fece vedere qualcosa per cui dice: ah, ma questa era quella cosa lì, non ci sarebbe mai entrato se non fosse stato per il pretesto del calcio Napoli. È un po' come la storia di Marco: se non ci fosse stato da Sinofo che gli avesse detto questa cosa, non ci sarebbe andato. Quindi, e questo è tutto il tema invece della casualità. Quindi etica, estetica,
valori di tenacia, gli stessi terrazzamenti e paesaggi culturali di cui per altre ragioni ci occupiamo in maniera molto più allegra e bella in altre sedi, sono sintetizzati in questa persona molto particolare che è Benedetto. Quindi grazie, grazie a te, grazie a quello che hai scritto, e vi prego, conservatevela questa lettera. Grazie Maurizio. Ora parliamo di integrazione, parliamo di generazioni. La bellezza collima con, ecco, ne deve parlare soltanto chi ha vissuto una vita, o ne deve parlare anche chi ha una lettura giovane, moderna. Ci mancava il filosofo. Prego Raffaele Mirelli, giovane filosofo ischitano, di salire sulla scala di casa mia. Benvenuto. A volte è bello anche il silenzio. La natura, siamo partiti da Alessandra, è stato il primo spunto. L'osservazione, la contemplazione, la bellezza genera qualcosa. Poi Locke, eravate nato filosofo. Ah. E di cosa parliamo? Quali sono i gradi della bellezza? Come arriviamo a quella bellezza che è nascosta? Perché lì su c'è una bellezza che si è nascosta questa sera. Allora si ascolta, si crea il silenzio all'interno, ci si dispone di fronte alla cosa, la si guarda, la si accoglie, come fai tu. Le si dà tempo, ci si dà tempo, perché l'essere umano è un ente egoista. Fa così. Il tempo che dà in realtà all'altro è il tempo che si vuole prendere. La scala è anche una scala di note. Nella musica il tempo è accordo, è ritmo, è unione, è comunione pure. È anche religioso, perché la musica ha sempre accompagnato anche i riti religiosi. Poi arrivano i racconti, la propria vita, l'impresa, l'andare oltre, il sentirsi oltre. Poi arriva l'arte, il canone, ah, che direbbe Platone, l'idea della bellezza, esiste, è da sola. Ma la bellezza che fa? La bellezza è tale perché si racconta, si lascia raccontare. La bellezza va ricercata, come si è detto. Si scava, si spolvera. Si raccoglie, siamo in una tenuta, la bellezza va mantenuta. E chi vive su un'isola come Ischia, purtroppo spesso non lo sa, è un'abitudine. La bellezza è un abito, chi fa gli abiti veste la bellezza anche a chi non è bello. E dice, era brutto Rille, però sto vestito gli sta bene, lo slancia, guarda quanto è bello. Hai ragione. Quel colore ti sta bene, è più bello. Ma la bellezza è anche qualcosa di etico, è un qualcosa che va al di là di quello che è l'apparenza. Ma il contenuto è importante, no? Lo diciamo sempre. Ci lottiamo, dobbiamo colmare la bellezza, si è detto. Io ho visto invece che questa sera la bellezza è stato il racconto. E dal racconto passo al raccolto. La bellezza è questo grillo che continua nel vento e nel freddo che stiamo provando un po' tutti quanti, sperando un po' di riscaldare il tutto. Ma la bellezza non esiste. La bellezza salverà il mondo? No, la bellezza non esiste. La bellezza esiste quando non c'è.
La bellezza va costruita. E la bellezza, lasciatemelo dire, fa la guerra, perché il napoletano, quando qualcosa è bella, e viene dal latino, dice, guarda fe, è proprio a guerra. Grazie, grazie di avermi accolto. Come vedete, le integrazioni sono feconde. L'integrazione, abbiamo cominciato a parlare all'inizio di questa serata, di integrazioni tra generazioni, tra culture, tra storie diverse, di integrazioni tra bellezze diverse, tra modi diversi di intenderla, modi contemporanei, modi attuali, modi prospettive, sensazioni, culture differenti. Ora, il tema di questa serata è proprio questo. La bellezza classica, la bellezza contemporanea, gli spunti per tutelare, per salvaguardare, per leggere questa bellezza che comunque ci ammanta e è dentro di noi. L'integrazione può venire da altri ritmi, da altri modi, da altre culture. Avete un esempio di installazioni, le avete raccolte. Io spero che qualcuno abbia potuto soffermare lo sguardo su tutto quello che è stato postato, come si dice oggi in gergo. Io vorrei, se mi desse il piacere, abbiamo tra noi uno stilista importante, abbiamo Rocco Barocco, se venisse alla mia scala mi farebbe un grande piacere. Se ha freddo, e allora noi preghiamo di parlare di questa integrazione e di scendere dalla scala dove si è soffermata la nostra amica Mariangela, che è quella che ha avuto l'intuizione di questa scala, quella che ha creato questo incanto di questa serata, lo ha voluto, lo ha cercato, ci ha lavorato. Io mi sono limitato ad ospitare le sue indicazioni, a raccoglierle e a creare questo patrimonio che è per noi questa serata. Mariangela. Buonasera a tutti. Stasera credo che molti di voi si sono chiesti e mi hanno chiesto come mai la scala. Io invece vi faccio una domanda. Perché io e Benedetto qui? È nata tutta da una domanda. Benedetto mi chiese cosa pensi potrebbe essere la mia tenuta? A questa risposta ci ho impiegato 4 mesi. 4 mesi di racconti, di libri letti, ho respirato un'Ischia diversa da quella che conoscevo. Ho letto delle persone che stasera ho ascoltato i loro racconti di vita. E tutto questo mi ha fatto pensare. Quest'uomo che è tanto per il suo passato, per la sua storia, per la sua cultura, per il suo essere eclettico, si ritrova questo spazio. Questo spazio non può essere un luogo soltanto bello e non deve essere un luogo di passaggio, deve essere un luogo d'esperienza dell'anima. Abbiamo pensato ad una scala, vedendola, è tutto quello che ci riporta alla memoria storica, ma è tutto quello che ci riporta all'infinito, all'assenza dei limiti. E non parlo di ascese sociali, parlo di un rapporto con noi stessi, libero, di integrazione. Tutto quello che ho ascoltato stasera mi ha fatto capire che la bellezza è qualcosa di profondo, che si avvicina molto alla felicità, e la felicità
ha bisogno di essere liberata. E stasera io ho visto uomini liberi che non avevano paura di esporsi e non temevano neanche di apparire così vicini ai propri ruoli convenzionali. Quello che noi stasera abbiamo voluto fare è stata proprio questo grande senso di appartenenza a questo luogo. Quello che voi vedete, molti di voi ho apprezzato che mi chiedevate delle installazioni piuttosto che di questo abito. Ha una storia lunga, ma è una storia fatta di persone, una storia fatta di uomini che con Benedetto fanno sì che noi oggi possiamo godere di questi giardini curati, non soltanto di Alessandra, che ne conosce la sua storia, ma di uomini che si sporcano le mani. C'è stata un'integrazione culturale, enogastronomica, di racconti. Ieri ho avuto il piacere di parlare con Oscar e di capire che c'è un mondo fatto davvero di un'integrazione del mondo del fare. Noi stasera, sì è vero, vogliamo creare un sistema bellezza che si basa sulla valorizzazione dell'uomo, perché per noi l'economia è reale, è l'economia umana. E al di là di chi può essere d'accordo o meno, posso dirvi che la persona che per prima ha scritto quel manifesto, e quei manifesti sono stata io, perché Benedetto ad un certo punto si è affidato, non fidato, di un percorso che anche per lui era sconosciuto. Per cui posso dirvi che la stessa persona che parlava di impresa è la stessa che parla di etica ed estetica. Ed è la stessa persona che può stare con gli uomini di Benedetto e con tutti voi. Io non posso che ringraziarvi per questa grande ospitalità che sento da parte di quest'isola. E noi stasera abbiamo cercato di farvela vivere come un grande abbraccio che parte dal cibo e quindi l'attenzione della dieta mediterranea, ma poi vuole parlare di colore, di salute, di questi sensi che si abbracciano. Noi dopo, per chi vuole, abbiamo messo un salottino che ha parlato anche della comunicazione che nella nostra regione quest'estate non è stata proprio ottimale. Si è parlata di una Capri violenta e di una Roma cafona nelle vacanze. Non abbiamo voluto fare una polemica, però vicino a tanta bellezza non possiamo strizzare l'occhio di fronte a queste cose. Cerchiamo di trasformare tutto questo in serendipità, per cui cogliamo un'occasione per poter far sì che un'isola come Ischia possa trasformare l'oro, come fanno gli orientali nella tecnica del skin sushi, in corallo. E quindi noi ci auguriamo che questo cadeau che abbiamo conservato per voi sia soltanto un arrivederci, affinché per l'anno prossimo questa scala sia un'inclusione di tante vostre professionalità. Grazie a tutti voi. Grazie a Mariangela. Mariangela ha preparato anche un piccolo cadeau per tutti quanti voi. Sarà un piacere che ve lo affidi, così portate a casa un pezzettino di quest'anima della serata, e sperando di non avervi annoiato e di avere stimolato anche il piacere della condivisione della bellezza e anche di questi nuovi profili che vogliamo che tutti quanti vadano ad esplorare. Grazie. Bravo.